Signori, signori, vedo che i video dei tutorial come quello dei GP, quello dello Start My Club, eccetera, eccetera, vi piacciono, vi sono piaciuti. Ricevo tante indicazioni, segnalazioni, gente che mi chiede cose, quindi oggi iniziamo con i video tutorial. Ovviamente il primo, non aspettatevi chissà che, perché sarà una rapida panoramica. Poi dal prossimo episodio in poi andremo a centrare ogni sezione, a vedere di cosa si tratta, tutto quello che io so almeno su queste sezioni, se posso darvi dei consigli, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente qualche episodio sarà più lungo, qualche episodio sarà più corto. Detto questo, visto che molti di voi sotto il video dei GP davano consigli, eccetera, eccetera, regà, ovviamente se giocate in sim e avete il culo e la fortuna di vincere una partita e vi dà 5.000 GP come prima vittoria del giorno, è un caso, è un caso. Ho già parlato col ragazzo. Volevo metterlo quel pezzo perché l'avevo registrato sempre in quel video, però sarebbe uscito troppo lungo, magari un po' fuori luogo, eccetera, eccetera, no? E ho deciso di non metterlo, forse avrei fatto bene a metterlo. In GP sì, vi dà più GP se vincete le partite, ma ne vincete in media una ogni 20, se avete fortuna. Mettete le palle bianche in campo, mettete le nere in panchina, giocate insieme, ne vincete una ogni 40 probabilmente. Che a me succede così. Eh sì, si fanno più GP. Però se ne fanno 1300 a sconfitta. Se fate 10 sconfitte sono 13.000. Se svicolate la squadra cosa fate? 2.000, 3.000 GP? Arrivate a 16. Mentre di là arriviamo quasi a 20.000. Ovviamente qualcuno si è lamentato dicendo che ci vuole più tempo, che eccetera eccetera. Sì, ve l'ho detto, per fare GP non te li regala nessuno i GP. Già non ci regalano le monete, sembra che li costi tanto anche darcene 100 alla settimana, PES. Con gli accessi del My Club, no? Figurati se ci regalano i GP. Io poi non ho detto che quel metodo è il metodo da seguire, ho detto che è il metodo che usiamo io, che usa Marco, che usa Christian, se vogliamo farmare GP è quello. E se guardate nel canale, c'è un video record mondiale di uno spacchettamento dove ho preso tutti i giocatori di un agente dell'anno scorso. Erano 500 giocatori, 3.750.000 GP. Però va bene, dai, io sono pronto. Inizieremo con una rapida occhiata. Ovviamente chiedo a voi, regà, nei commenti, di farmi sapere quale parte del gioco vorreste vedere prima. Vorreste che ci buttassimo subito sul My Club, guardare tutte le sezioni dentro il My Club, parlare di aste e cose. Ho visto un ragazzo che mi ha detto che aveva cercato di prendere Aubameyang, ma non ce l'ha fatta. Amico mio, il mercato non funziona come su quello di FIFA. Qua bisogna fare le combo. Ovvero, prendere un agente a 5 stelle dove dentro c'è Aubameyang non ti garantisce Aubameyang. Devi fare la combo, ovvero vedere qualche abilità speciale che o c'ha solo lui o c'hanno in pochissimi con quell'agente e prendere solo agenti a 5 stelle per far sì che nella lista dei giocatori ti risulti solo Aubameyang. È complicato, è complicato. Se mi scrivi sotto nei commenti, magari ho 2 minuti di tempo dopo che ho pubblicato il video, ti dico la combo. Ti dico di scrivermi perché quando finirò di registrare questo non mi ricorderò mai, mai di andare a risponderti sotto l'altro video perché ho l'Alzheimer. Detto questo, lanciamo la sigla, noi ci ritroviamo qua perché mi sono già dilungato abbastanza. Pronti a vedere cosa ci possa offrire questo PES quest'anno? Vai con la sigla. Sperando di non metterla su in un angolino alla cazzo di cane come ieri, però vabbè. E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è nabo. Signori, siamo di nuovo su PES Football, PES 2020. Questo nome è un po' armonioso, non mi piace, non mi piace. Per me è PES 20 e basta. Detto questo, abbiamo questa bellissima schermata. Esatto, dove vedo Lionel Messi. E oggi andiamo a fare una piccola panoramica, giusto per farvi vedere che cos'è PES, cosa c'è in ogni sezione. In ogni sezione parliamo dei titoli che ci sono tipo qua, tipo qua, tipo qua, eccetera, eccetera, eccetera. Ma prima di iniziare, come sempre, un bel like, un bel commentino qui sotto. Fatemi sapere se c'è qualcosa che vorreste vedere prima rispetto alle altre cose. Magari oggi mi limito a registrare questo video, a postarvelo, vedere il vostro feedback nei commenti e domani magari mi registro il prossimo. Non lo so, vediamo come va. Niente signori, dai, iniziamo subito, iniziamo subito.
Allora, iniziamo subito. Questo nuovo PES ci offre nella panoramica di gioco, ovviamente abbiamo cambiato giocatore facendo destra e sinistra, ma vabbè. Nella panoramica di inizio ci offre la sezione calcio d'inizio. Nella sezione calcio d'inizio noi possiamo trovare partite in locale, ovvero noi con una squadra reale che andiamo a sfidare il COM, con una squadra reale che scegliamo noi. La co-op che ci dà la possibilità di giocare noi insieme ai nostri due amici dalla stessa PlayStation contro il COM. La partita selezione casuale. La partita selezione casuale è una cosa abbastanza diversa, è una cosa che a qualcuno piace, quindi la menzionerò. Nella partita selezione casuale, fino all'anno scorso, non è una sezione che mi piace, ok? Se volete possiamo entrare e vedere nello specifico come funziona. Nella partita selezione casuale abbiamo la possibilità di scegliere... Esatto. Di scegliere delle squadre. Qui la prima cosa che ci dice è: seleziona una squadra base per applicare alla tua squadra quanto segue: nome squadra, divisa, stemma, formazione, strategia, eccetera eccetera eccetera. Io per esempio andrò a selezionare la Juventus perché sono juventino e adesso potete insultarmi. Poi andremo a selezionare la squadra degli avversari e siccome la squadra degli avversari fa cagare, gli daremo il Portimonense. Poi, come funziona questa modalità? Questa modalità ci dice puoi configurare fino a 4 categorie di selezione dei giocatori, squadre, campionati, nazionalità e regioni. Se non selezioni nessuna categoria, il gioco sceglierà per te. Questo vuol dire che noi possiamo selezionare 4 squadre, oppure 4 nazionali o 4 campionati, da dove il gioco andrà in automatico a scegliere i giocatori. Noi, per esempio, questa volta vorremmo provarlo, che ne so, per squadra. Proviamola per squadra. Quindi io mi andrò a scegliere, che ne so, il PSG. Poi mi andrò a scegliere, ovviamente, che ne so, l'Arsenal. Poi mi andrò a scegliere la Juve. E poi mi andrò a scegliere... Ci prendiamo il Barcellona. Ok, qua noi non selezioniamo e qua ci fa scegliere quante volte noi possiamo andare dalla squadra avversaria a prendere un giocatore. Ma ricordiamoci che anche l'altra squadra può prendere un giocatore a noi. Quindi questi sono i round di scambio che va da un minimo di 0, c'è scritto, a un massimo di 3. Io metterò per comodità 1, giusto per farvelo vedere. Ci darà una selezione dei giocatori in modo totalmente casuale. Come vedete comunque abbiamo già qualcuno di abbastanza buono, io non mi lamento, E poi ci dice che i nostri tre top player sono Neymar, Suarez e Mbappé. Dove cazzo è il mio Ronaldo? Dov'è il mio Ronaldo? E invece ci dice che l'altra squadra avrà Piqué, Sergi Darder e Tata Rujano, che veramente fanno abbastanza cagare. Però va bene, va bene. A questo punto ci dice di confermare, quindi confermiamo per andare avanti, e ci dice sono stati selezionati i giocatori di tutte le squadre. Inizierà il primo round di scambi, seleziona un giocatore target di scambio dell'avversario e conferma con ok. Noi possiamo confermare, noi vogliamo Piqué, ok? Noi vogliamo Piqué. Facciamo ok. Seleziona un giocatore che non vuoi scambiare e conferma con ok. Diventerà il tuo giocatore protetto e non potrà essere scambiato. Noi ovviamente andiamo a bloccarci il giocatore più alto, quello che per noi rappresenta un punto imprescindibile per la squadra, ok? Perché se io avessi avuto Ronaldo sarei andato ovviamente a bloccare Ronaldo. Abbiamo Neymar e io bloccherò Neymar. Sbam. Seleziona un giocatore indesiderato, quindi premi ok per confermare. Se riuscirai a impedire che il tuo giocatore protetto venga scambiato, questo sarà il giocatore che verrà scambiato al suo posto. E noi ovviamente gli daremo Smith Rowe. Perché siamo delle merde. Giocatori confermati, scambio in corso. Oh, come vedete, il COM, siccome è figlio di puttana, ha scelto Mbappé come target. Noi abbiamo scelto Piqué, quindi questo vuol dire che non abbiamo effettuato il giocatore, non abbiamo effettuato la protezione sul giocatore giusto, e vuol dire che il COM si prenderà il nostro Mbappé, ma ci darà comunque il nostro Piqué, perché il COM non pensava che noi saremmo andati a prendere Piqué. E invece, questo vuol dire che avremo questa squadra e potremo giocare contro COM con questa squadra in selezione casuale. Vidal, De Jong, Suarez, Neymar, c'è Dembélé, c'è Draxler, Ozil, Cuadrado, Khedira, Buffon, Umtiti, Mustafi, Dybala, Bernardeschi, Chiellini, Leno, Piqué appena scambiato, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa si vince? Praticamente nulla. Ma se
Vi piace come modalità? Vi piace la roba delle selezioni casuali? Questo potrebbe essere un modo per passare una serata. Potrebbe essere divertente farlo tra amici, ok? Che ne so, magari giocare in due o in tre dalla stessa console, perché si può. In due o in tre dalla stessa console, scegliere, che ne so, siete in quattro in totale, ognuno si sceglie una squadra o una nazionale o una nazionalità da includere in questa modalità e poi vi fate la lista dei giocatori, decidete quale bloccare, quale no, eccetera, eccetera, eccetera. Potrebbe essere divertente. Ma continuiamo, ripeto, sto andando molto veloce. Questo è per giocare contro. C'è il campionato, qui ci possiamo giocare il campionato di Serie A, il campionato di Serie B, il campionato della Liga Spagnola, Portoghese, possiamo giocare dappertutto, ok? Tutti i campionati, tutta la lista dei campionati, poi ce la fa vedere e noi possiamo scegliere quale campionato poter iniziare. Eccoli qua. Tutti qui belli. Va bene, va bene. Va bene. Detto questo, continuiamo. Abbiamo la modalità Coppa per giocare la Coppa di Spagna, la Coppa Italia, i campionati tipo gli europei, possiamo giocare i mondiali, possiamo tutto quello che riguarda i campionati singoli, qua possiamo scegliere quale campionato giocare e giocarli. Poi abbiamo la modalità lobby partita amichevole, ovvero possiamo creare una stanza dove invitiamo qualcuno a giocare online, dicono, con una squadra reale. Quindi, che ne so, possiamo fare Juventus contro Inter, possiamo fare Milan contro Barcellona, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Lobby gioco di squadra è per giocare in 11. Quindi entrare in un server, ok? Entrare in un server, creare una stanza, invitare 11 persone che o anche di meno, che ne so, potete fare un 5 contro 5, un 4 contro 4, un 2 contro 2, ovviamente con squadre reali. Poi c'è l'allenamento. L'allenamento gli anni scorsi dava tanti GP, o meglio, ogni allenamento che facevi ti dava un tot di GP. E questo serviva a far sì che tu imparassi il gioco, ovvero se avete difficoltà e non capite come giocare, i movimenti, i tempi dei passaggi, eccetera, eccetera, andate sull'allenamento perché è molto importante fare l'allenamento. È molto, molto importante. Solo che quest'anno non vi dai GP. Ecco perché lo zio Chris non li ha fatti. Poi abbiamo la E di IEEE Football, dove c'è partita veloce, dove ci sono le divisioni online, ovvero squadre reali che rankano in 10 partite di divisione. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che voi entrando qui per la prima volta vi troverete alla divisione 12. Vi farà scegliere una squadra reale, quindi Juventus, Inter, Milan, Barcellona, Arsenal, Real Madrid, PSG, quella che vorrete, e vi farà andare a matchare online contro altre persone che usano comunque squadre reali. Voi avete la possibilità di fare 10 partite, in queste 10 partite potete riuscire a salire di divisione, a rimanere nella stessa o a retrocedere. Se iniziate dalla divisione 12, ovviamente non potete retrocedere, ma potrete solo o rimanere in divisione 12 oppure riuscire a salire. Vi dirà quanti punti servono per salire, vi dirà tutto, vi dirà. Ovviamente, una volta che avete raggiunto il tanto dei punti, basta schiacciare quadrato e vi dice: vuoi veramente andare alla stagione successiva? E dalla divisione 12 vi proietta alla divisione 11, dove avete altre 10 partite per poter raggiungere gli obiettivi che vi dà il gioco per poter salire alla divisione 10. Quando avete raggiunto quegli obiettivi, anche prima delle 10 partite, schiacciate quadrato a stagione successiva e vi porterà in divisione 10. E così via, e così via. La coop online, questa modalità è il terrore per chi gioca a My Club in coop. Perché? Ovviamente si scherza. Perché la coop online è la modalità dove tu vai a giocare online con altra gente che possono essere amici tuoi oppure gente trovata casualmente così, con squadre reali, quindi tu non stai spendendo contratti, non devi spendere GP per rinnovare i contratti, non devi fare niente, tu ti scegli la squadra e vai a giocare online e puoi beccare gente in questa modalità che gioca sul My Club, quindi che spende i contratti per i giocatori, che c'ha i giocatori ovviamente più pompati, eccetera, eccetera, però è a tuo rischio e pericolo. E ovviamente ogni volta che noi giochiamo su My Club e becchiamo uno che fa co-op online, partono le madonne perché il gioco sembra che tenda a favorire chi gioca con le coop online. Ovviamente mia impressione, non prendete tutto alla lettera, mia impressione. Il match day, ho un episodio che non è pronto, però ho scaricato la live di Twitch e
lo devo solo ritagliare ed è pronto per il match day, dove vi spiego esplicitamente che cos'è il match day, a cosa serve, tutte le varie, tutti i vari passaggi, le varie fasi, punti, premi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per il match day dirò solo che ho visto un tweet di Adam Batty che dice che molti utenti, come giusto che sia, si sono lamentati dell'orario del match day. Perché? Perché per esempio in Italia il match day si gioca alle 17 e la maggior parte degli utenti che gioca a PES ha un lavoro, ha una famiglia, ha una vita, non sono tutti come Crisabbo. E quindi la maggior parte dei giocatori a volte non riesce a partecipare alla modalità match day. O magari partecipa alla modalità match day, che ne so, una volta alla settimana, il sabato o la domenica, perché magari è a casa da lavoro, sai, il sabato non esci, piove, cioè ti fai il match day. Però questa cosa, nel match day comunque si possono vincere premi per quanto riguarda il My Club, osservatori a 4 stelle, si possono vincere GP, si possono vincere monetine, eccetera, eccetera, eccetera. Vi farò un episodio dedicato. E state attenti che la modalità match day non avviene solo fuori dal My Club, quindi qua, in questa sezione, avviene anche dentro il My Club, ovvero su sfide di oggi. Capita che 2-3 giorni alla settimana il match day venga proiettato dentro il My Club, quindi vi fa giocare con le squadre del My Club. E attenzione, quando giocate dentro il My Club, i punti e le partite che vincete o che perdete, no? La valutazione andrà a toccare la parte del My Club. Ovvero, se voi vincete una partita nella modalità match day dentro il My Club, i punti che prendete in quella partita saranno i punti che voi andrete a sommare sul My Club, andrete a sommare quei punti alla vostra valutazione sul My Club. Mentre se voi giocate da qua, quindi da fuori, la modalità match day non va a toccare i punti del My Club, ma va a toccare i punti delle divisioni online. Quindi se perdete partite, i punti verranno scalati dalla valutazione delle divisioni online. Tutto chiaro? Andiamo avanti. Ci sono i tornei online. Io ci sono entrato tutti i cazzo giorni e questa modalità non è ancora stata abilitata. Cosa vuol dire? Per chi non lo sapesse, fino all'anno scorso il sabato, esatto, competizione non trovata, il sabato venivano messi dei tornei online, ovvero c'erano le competizioni My Club dentro il My Club e c'erano due tipi di competizioni: quella giocata, ovvero dove tu ti facevi la squadra e giocavi tu col pad, e quella stile sim, ok? La partita durava di meno, prendevi più GP a vittoria ed era bello poter farmare lì con la tua squadra, perché ti facevi una squadra di bronzini, mettevi le nere in panchina e qualche partita la vincevi. Molto più scriptata come modalità, poi una competizione online che durava tipo un'ora, una roba del genere. Però farmavamo tanti GP fino all'anno scorso, anche facendo quel tipo di modalità. Quest'anno la sezione tornei online c'è, però non è stata ancora attivata, anche perché fino all'anno scorso, oltre ad avere le competizioni My Club, avevamo anche le competizioni fuori dal My Club, ovvero per chi non aveva raggiunto i 400 punti in divisione c'era una competizione adatta, ovvero tipo la Novellini, no? Potevi partecipare solo se avevi meno di 400 punti. C'era un'altra competizione che ti faceva giocare senza esclusione di nessuno, cioè potevi partecipare, eccetera, eccetera. Cosa si vincevano? Si vincevano GP, per chi vi arrivava primo, secondo, terzo, che ne so, si vinceva una quantità di GP, che non è male come cosa. Però, per esempio, quest'anno non hanno ancora fatto niente e la paura di tutti è che non le mettano quest'anno. Peccato, perché era divertente, era, e poi erano sempre il sabato e ce n'era per esempio una alle 9:30, una alle 11:30, una a mezzanotte e mezza, una all'1:30. Era divertente. Ovviamente, vorrei ricordare che tutte le cose che io sto dicendo voi potete vederle semplicemente schiacciando il pad. Vi apparirà questo a schermo dove ci sono gli aiuti: calcio d'inizio, partita locale, coop, selezione casuale, lobby, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordatevi che in ogni sezione di PES, se voi schiacciate il pad dalla parte del touch, dalla parte sinistra, vi appaiono a schermo queste cose, cioè vi appaiono gli aiuti a schermo. In quasi tutte le sezioni ci sono gli aiuti. Poi qui c'è la sezione statistiche, vi dà le informazioni online, vi dà le vostre statistiche online per quanto riguarda il My Club, per quanto riguarda le partite vinte, perse, la percentuale di vittorie, quanti gol fate a partita, quanti ne subite, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono gli aggiornamenti live, che mannaggia loro. C'è la galleria replay, ovvero quando fate un bel gol e nel replay schiacciate quadrato, che ne so, contro Como, oppure a fine partita andate a rivedervi e a ricercarvi nei momenti salienti quel
determinato gol, schiacciate quadrato, vi appare l'editor, vi dice salva, potete salvarlo e potete andare qua a rivederlo. Qui ci sono i termini d'uso, che per ogni cosa noiosa c'è sempre tutto. C'è la sezione modifica, a cui daremo una rapida occhiata e una rapida spolverata. Puoi modificare giocatori, squadre, allenatori, convocazioni per le squadre nazionali, puoi modificare le squadre tramite i trasferimenti, puoi modificare gli stadi, ovvero magari cambiare nome, cambiare striscioni, cambiare i cori, tutte cose avanzate anche per chi ha mod, per chi gioca su PC, che è molto più facile fare queste cose su PC. Puoi modificare le competizioni, la struttura della competizione, potete importare o esportare una maglia, una squadra, uno stadio, una competizione, un campionato, eccetera, 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 no? Poi c'è salva e carica. Ovviamente noi torniamo indietro e andiamo avanti. La modalità My Club. Il My Club è la parte, per chi venisse da FIFA, è come il foot. Nel My Club ti crei la tua squadra, fai gli spacchettamenti, ti cerchi i tuoi giocatori, fai le combo per avere i giocatori che ti interessano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il My Club saranno tipo 20 episodi dedicati solo al My Club, perché fare un video di 10 minuti dove spiego tutto il My Club non è fisicamente possibile farlo, quindi saranno più video dove ogni giorno andremo a vedere qualcosa di nuovo. Aspettateli perché arrivano. Poi c'è la ML, la Master League, ovvero il campionato Master. Qua puoi scegliere una squadra, puoi scegliere se partire con un budget alto, basso, medio, puoi scegliere se usare una squadra reale, una squadra fake, puoi scegliere se mettere i giocatori leggendari, quindi che rinascono, se invece vuoi una roba più semplice, più realistica, puoi settarti tutto, andare a giocare contro COM alla difficoltà che preferisci. Vi ricordo che qualcuno mi ha chiesto, per sbloccare il livello del COM leggendario dovete vincere 5 partite a livello superstar. Una volta vinte le 5 partite a livello superstar, il COM vi darà la possibilità di mettervi come avversario leggenda, il COM a leggenda. Ovviamente vi apparirà il trofeo, perché questa è una cosa, quindi molto easy, molto semplice. Poi c'è la modalità diventa un mito. Il diventa un mito a me delude sempre di più ogni anno, sono sincero, perché è sempre piatto, sempre la stessa cosa. Ho comprato FIFA nel 2018 sapendo che Christian Heimdall aveva il 2017, perché ero affascinato dalla modalità del viaggio di Alexander, ok? Mi piaceva molto. Ho sempre sognato di avere una cosa così su PES, e quest'anno non ce l'hanno messa come tutti gli anni, ovviamente, perché Konami fa schifo. Però in questa modalità potete selezionare o creare un vostro giocatore, potete già prenderne uno esistente, ok? Voglio fare la carriera con Paolo Dybala. Mi prendo Paolo Dybala e gioco come Paolo Dybala con la Juve nelle partite, faccio i gol, esulto, eccetera, eccetera. E poi posso cambiare squadra, mi fanno le offerte di mercato, posso andare a destra e a manca. Tanta roba, però non è niente di che, perché non c'è niente di visivo, non c'è niente di interattivo in questa modalità. Cioè tu scegli, fai, schiacci, è noioso. Per me il diventa un mito è noioso, non mi dice niente, non c'è interazione con i compagni di squadra, non c'è interazione con l'allenatore, non c'è interazione con qualche filmato, qualcosa, niente. La cosa più interattiva che c'è sono le foto create digitalmente dal computer che riguardano il pre e il post partita. Il pre partita, se ti dice sei in campo e si vede il tuo giocatore che... Oppure il post partita dice ha fatto doppietta e c'è il tuo... Una foto, che schifo, che schifo. E questo è tutto quello che possiamo trovare su PES. Detto questo, l'ho detto che il primo video sarebbe stato, spero, molto easy, molto quick, molto veloce. Non credo di esserci riuscito perché sto registrando da mezz'ora e non ho detto un cazzo, ma questa era la parte per quanto riguarda PES. Aspetterò i vostri commenti, i vostri consigli e decidete voi quale parte volete vedere subito. Io credo, perché conosco i miei polli, no? Credo che voi vorreste vedere il My Club. Quindi io vi metterò il sondaggio qui in alto, no, sarebbe dall'altra parte, tipo qua, non lo so, è in alto a destra, vi metterò il sondaggio, se vorrete che da domani inizio a registrare tutto quello che riguarda il My Club. Fatemelo sapere, votate nel sondaggio, niente. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate col sondaggio in alto a destra, fatemi sapere se volete che inizio già a parlarvi del My Club, ma credo di sì, o se vorrete prima vedere le robe sul match day, o se vorrete prima, non lo so,
qualsiasi parte voi chiedete, Crisabbo lo fa. Detto questo, signori, io vi ringrazio. Vi ricordo che in descrizione trovate il link di PES Italian Bar, gruppo Facebook totalmente dedicato a PES. Siamo un gruppo di amici che si aiuta, si supporta e si sopporta anche. Ci diamo consigli, eccetera, eccetera. Link in descrizione. In descrizione trovate anche il canale di Christian de Grindelwald, di Marco Bitrayon de Gamer 84, di Christian Endaltube, di Ivan Dam, il canale Twitch dove andiamo a ammazzarci con il black humor che non esiste. Mi raccomando, seguiteci tutti, restate aggiornati. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Signori, ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi. Vediamo se riescono a colpirmi gli occhiali. Bella, signori, bella!